Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su X4 Foundation perché dovevo fare un test di registrazione in quanto ho installato il Windows 11 e volevo vedere se era tutto ok. E perché non farlo, dato che tanti video sono già pronti, perché non farlo da bordo di questa capital, credo sia una capital degli umani, in una missione che mi ha incuriosito moltissimo. Perché vi ricordate che in tutti gli inizi delle varie storie noi recuperiamo la nostra stazione spaziale, il nostro quartier generale, così lo chiama il gioco, da quel Boron che è l'essere, l'alieno acquatico che in alcune, diciamo, inizi di missione la recuperiamo dai Paranid, mi pare. Lui fugge, lo salviamo, lo portiamo qua. Ecco. Qui abbiamo scoperto invece un'altra cosa, siamo in una missione umana, nel senso siamo partiti come umani e scopriamo che la base è umana, è stata inviata qui e un Boron, ci è stato appena detto, ha preso possesso ed è un Boron che non rispecchia la sua razza saggia e lungimirante, ma lo reputano, almeno parlando col tizio lì, come un pazzo. E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad hackerarlo. E quindi riportare il possesso della nave agli umani. Quindi torniamo alla nave e vediamo che cosa dobbiamo fare. Sulla nostra Kestrel dobbiamo andare a scansionare base. Sembra una capital un po' così perché lì mi sembra un po' rottamata, ma va bene. Dobbiamo andare in direzione della nostra stazione che è lì, eccola lì. E dobbiamo scansionare la base cercando, penso, un modo di hackerarla e di mettere un malware all'interno del sistema, credo. Comunque ci chiariamo tutti i dubbi andando direttamente sulla tabella missioni, andando a vedere che cosa dobbiamo fare. Ok, no, ci viene detto adesso. Scansiona fonte del segno. Assistente, in nome della regina, cosa stai pensando di fare? In questo caso, per favore, sii così gentile da infettare la stazione con il loro malware in modo che possa dargli un'occhiata. Cioè, praticamente è incredibile come sia diverso l'inizio, l'incipit dell'avventura, anche se qua siamo già 4 o 5 ore, ma ho cazzeggiato molto. Devo installare il malware all'interno della stazione. Quindi, presumo io debba andare lì e atterrare. No, dice che devo scansionare la fonte del segnale, ma dove cavolo sarà la fonte del segnale? Sarà sulla stazione, quindi ci atterriamo immediatamente in modo da vedere. Scansiona fonte del segnale. Cavolo è? Va da sotto. Eccolo, eccolo, eccolo. Mi avvicino. Ho delle novità favolose. Ho dato un'occhiata al loro malware e sono piuttosto sicuro di aver capito cosa stanno cercando i ricercatori. Ti sto inviando il file che ho preparato per loro. Ah, ci stanno mandando dei dati, quindi lui ci vuole aiutare, ma lo sapevamo che era un bonaccione, eh. Stiamo scaricando, rimaniamo in zona, che se non scarica più. Ok, rimaniamo qui. Vedete la barra in basso a sinistra che sale di download. Ok, dobbiamo riportare i dati agli umani, sperando che non diano di matto perché magari si vogliono prendere la stazione tutta per loro. La lore di questo gioco è veramente profondissima perché mi sto leggendo anche l'enciclopedia e devo dire che potrei farci anche dei video perché è veramente profonda, si potrebbe stare a parlarne per delle ore. Potrei, boia mondo che botta. Potrei addirittura fare un video intero in cui parlo della storia dei portali. Ed è tutto molto molto affascinante. Chiedo il permesso di attacco. Permesso di attacco. Che tra l'altro non so nemmeno dove si atterri sulla Okinawa. Però io credo
No, anche perché... Ah, sì, lì. Io credo che non sia neanche la Capital, perché la Capital è la Tokyo, quindi è una nave piccolina questa, non è neanche la Capital, ma che senso avrebbe mandare una Capital qui? Va bene, andiamo a dire a questo tizio che cosa abbiamo scoperto. Allora, stiamo camminando nella zona sbagliata. Però è stato bellissimo, prima che sono atterrato c'era la tizia davanti che mi faceva i segni classici, quelli dell'atterraggio, però eravamo atterrati dall'altra parte. Vabbè, quindi vabbè, è occupato, non possiamo salirci, se, onde evitare che magari possa anche solo lontanamente pensare di buggarsi. Ok, andiamo avanti. Poi ovviamente io attendo sempre un parere vostro, ma un parere vostro lo attendo numeroso, nel caso qualora vogliate vedere il gioco in live la sera, per più volte magari anche una What is serie, it perché le now? serie vanno sempre piuttosto male. Signore, il Boro mi ha dato What is questo. this? He gave you our Ti ha dato le research? nostre ricerche. Unbelievable. But you were supposed to Ma plant dovresti software. dovuto caricare il How did that software, happen? com'è successo? L'ha caricata sulla mia nave. I clearly underestimated this boron and his Sottovalutato questo Boron capabilities. e le sue This means we capacità. can Questo continue significa with che possiamo Project continuare con il Genesis. progetto It is our Genesi. È la utmost nostra priorità priority. assoluta. We better not make an enemy Faremo of the meglio a non boron. farci nemico il So Boron, believe per him cui in gli lasceremo possession il of our possesso della station nostra for the time stazione being. per il We'll momento, che have poi to in come realtà lui back la better lascia a me. prepared if we want to Dobbiamo recover tornare our con una station. preparazione migliore se vogliamo recuperare. Cosa I didn't farete think we'd ora? make Non pensavo che progress avremmo this fatto fast. progressi così Regardless, we rapidamente. could do Ogni with a modo la tua little more of your assistenza potrebbe assistance. tornarci nuovamente You'll be helping one utile. of our Mi associates in aiuterai uno acquiring delle research that associate is vital to Project Genesis. esecuzione. Ok, devo aiutare un associato. In short, our In breve, future. il nostro The Sagaris futuro. I pioneers pionieri di aspire to take Segaris a step ambiscono a fare un beyond passo in avanti nella galactic comunità dominion. galattica. Il Project Genesis will help us progetto build a Genesi foundation ci for our aiuterà a new gettare future. fondamenta al nostro nuovo futuro. Con chi dovrei An independent lavorare? Uno scienziato scientist. Let me indipendente per... contact E him. Indy, permettimi di... Eccolo qua. Greetings. Smorfia di We are sending disappunto. you the pilot Dove? you requested. Stiamo inviando Piotr. È qualificato? Certo che sono Yes. qualificato. No, no, don't worry. This one's at least a two-star È un pilot. pilota ad almeno 2 stelle. Expecting him at the experiment, Altro I che due can't. stelle Okay, he is heading your io. way. Ok, andiamo da lui. That's settled. Report to Kuramon Kami. They are experimenting with the Kuromankani? phenomenon in the void and will instruct you on your Va part bene, once va you get bene. there. La This may cosa che seem potrebbe bloccare i unconnected at first, giocatori che but rest decidono come assured, me you are di helping more Romans. iniziare It e seems they qua vi want do to il see you consiglio cruise di your iniziare la space carriera equipment. umana. Take this with you. It will be useful later Ma on. questo dovrebbe capitare comunque in tutte le They are hoping to utilize a campagne. planet as a new home for their Ve lo people. The spiego Terrans once subito. meddled with Sto such intanto terraforming leggendo cosa mi sta technology, dicendo, which intanto resulted torno in the direttamente creation con la of the Seed combinazione dei Planet. Let tasti. us Piano hope that the Sagaris viene pioneers segare, have si stiamo something prendendo. at Ripeto. Ok. Mi ha invitato il rappresentante di fazione, che dovrebbe essere il Boron. Comunque. La promozione, vediamo un po'. La ricompensa. Sarà promosso pieno di sagari. Ok, questa è la nuova fazione, credo. Sì. Vabbè, comunque, perché ho lavorato con loro, dovremmo andare anche a vedere magari le informazioni sulle fazioni e vedere un attimo, no, dovrebbe essere qui, enciclopedia no, confronto navi, cavolo, non mi ricordo mai dov'è, informazioni giocatore, vediamo un attimo. Gestione personale, crediti, ordini globali, non mi ricordo mai dov'è, cavoli. Statistiche, no, eccolo qua. Abbiamo più 15 e più 11, ok. Protettorato terrestre, i pionieri di Segaris ci hanno dato accesso che poi ci concedono, diciamo, di poter acquistare delle licenze e magari anche dei moduli di costruzione quando otteniamo. Allora, la cosa che volevo dirvi... E non me ne sono dimenticato. La cosa che potrebbe spiazzarvi Jump gate, Nobilius Watcher. è che alcune missioni vi possano richiedere di possedere delle navi. Infatti, per fare questa missione dovevo posizionare 3 navi, una ero io, una era questa e un'altra che ho lasciato di qua da qualche parte. Un'altra nave, eccole qui, queste due qui, la Vanguard e la Cuzzi.
E voi vi direte: ma come faccio? Come faccio ad averla? Beh, prima di tutto fate quella cosa che avete visto ovunque, che vi ho fatto vedere più volte, quindi vagare in mezzo agli asteroidi di vari settori, cercando gli sbirilluccichi, prendere le rocce e venderle, ottenere dei soldi. Dopodiché all'inizio dovrete avere subito queste, vagate un po', prendete la via, l'autostrada, quella che vi porta in automatico, vi fate il giro completo finché trovate una darsena. Allora, se ne acquistate la nave, potete acquistarla piccola, con anche solo un ricognitore e fascia minima, vi costa 200-300 mila, e ve la comprate e ve la potete comandare. Questo per bypassare, diciamo, la richiesta di altre ulteriori navi in vostro possesso, che spesso va a mandare in crisi i giocatori. Ero andato anch'io in crisi su X3, o non mi ricordo se era X3 o X2, comunque me li sono sempre giocati poco, mai quanto ho giocato questo. Diamo un'occhiata a dove dobbiamo andare, se è molto lontana, sì, direi di sì, perché siamo qui, dobbiamo andare fin là. Quindi quello che io vi consiglio è di immettervi su una di queste, appena iniziata la partita, immettervi su queste vie e farle tutte, fare il giro completo in modo da vedere che settori ci sono intorno a voi. Comunque la quest è davvero molto molto interessante fin dall'inizio, perché vi fa fare comunque delle battaglie tra la nave grossa, voi siete un caccia e altre navi di invasori. Il tutto ovviamente mentre, come vi ho già detto, il mondo continua a vivere nonostante le vostre disavventure e la vostra nave insignificante, quindi le varie fazioni continuano a farsi guerra piuttosto che no. I Xenon continuano ad attaccare, le industrie continuano a nascere e magari anche fallire. Quindi questo è il bello del gioco. Quindi vi mettete su questa via e vi fate tutto il giro. Vedete che adesso io l'ho presa, sto viaggiando a una velocità. L'hanno cambiata questa, non era chilometri al secondo, dava i metri una volta. Mi sa che è una cosa nuova questa. Sì, infatti adesso da chilometri, deve essere stata un'aggiunta fatta da poco. Comunque vedete, stiamo vagando, arriveremo a un certo punto dove ci dirà di uscire, prendere il portale e andare al vuoto. Poi pian piano inizierete a fare, a prendere dimestichezza con i vari settori. Questa nave di fronte a me che sta viaggiando, chi è? È un estrattore minerario che probabilmente sta andando a vendere. È di sacro ordine del pontefice, che non è proprio nostro amico, e non potevo vedere nulla di quello che aveva all'interno perché c'erano punti di domanda, quindi cosa trasportava, quanto personale aveva a bordo, non lo avevo, e se avessi avuto uno scanner potevo scansionarla. Avessi avuto a bordo personale magari militare, potevo anche pensare di fare un assalto, quindi mandarli addosso i Marine, e a quel punto sarebbe partita un tentativo di conquista, e qualora l'avessi conquistata, la nave sarebbe diventata del mio colore e l'avrei sottomessa a me. So che mi ripeto, ma so che c'è sempre gente che non conosce il gioco e ne vuole sapere di più. Io non so molto, ci ho passato oltre 100 ore, ma non so nulla. Me lo sono sempre goduto a piccole dosi. Magari dopo delle patch me le riprovavo, facevo il video. Poi capita quel momento in cui mi invaso per 15 ore. E poi rismetto nuovamente, quindi vabbè, me lo gioco così, senza invasarmi troppo. Ok, dobbiamo andare verso questo oggetto lontanissimo, ve la faccio vedere proprio come ultimissima cosa. Penso sia una nave, perché è un oggetto nascosto. E andiamo in questa nebbia di guerra che non abbiamo mai visto. In realtà qua dovremmo. Questa è una regione mineraria gassosa, quindi un mix. Questa è una zona interessante. Ci guardiamo un po' intorno, ma non. Ok, dai, a breve avremo anche sott'occhio il. Cos'è questo oggetto? Lui è in una stazione, è in una. C'è un portale qua che va? Non si sa, lo scopriremo a breve.
Anzi, la curiosità mi viene comunque, quindi voglio vedere dove porta quel portale. A parte che non lo vedo più. Là c'è un portale. Vabbè, me lo sono perso. Dovrebbe essere esattamente dietro di me. Eccolo lì. Vabbè, niente, guardate che bella questa zona col sole. Il sole è la stella, non il sole è il nostro. Vabbè, continuiamo. Dopo questa poesia che ci regala X4, che ho già detto è uno di quei giochi che fa sognare. Anche lì un'altra stazione davvero molto particolare. Vediamo che cos'è questo oggetto in cui stiamo andando incontro. Sembra quasi più una nave. Vediamo. Eccolo. Una stazione. Devi essere il nuovo assistente. Mettiamoti subito al lavoro. Che stazione è? Prendi nota delle informazioni posizionali che sto per inviarti. Ok, mi manda in una zona. L'assistente, chiamiamo la tua collega d'ora in poi, sta attualmente testando una nuova lega composita con una schermatura magnetica che dovrebbe proteggerla dalla zona pericolosa in cui si trova al momento. Ok, sembra però che tu stia avendo problemi con altri sistemi di bordo, non è ancora riuscita. No, lei sta avendo... Ok, uscire dalla nube caustica. A quanto pare le radiazioni interferiscono con i sistemi di navigazione, altrimenti avrebbe potuto andarsene in qualsiasi momento. Va bene. Non preoccuparti, le sue scorte sono sufficienti per resistere per diverso tempo. Quindi dobbiamo andare a salvarla. Non mi piace sta nave comunque con tutti sti cavi in giro. Attenta alle istruzioni... Ok... Va bene, localizzala e scopri quali frequenze sta monitorando per stabilire un contatto. La cosa che è davvero particolare in questo gioco è che vi danno queste missioni, ma voi tante volte non ve ne può fregare di meno che volete iniziare a costruire, quindi ci sta spiando il Boron. Va bene, intanto io voglio dare un'occhiata a una cosa, però voglio, a parte che sono nel void, dovrei andare qua a vedere come sta andando, però la ricerca qua sulla stazione. Vediamo un po'. Beh, la ricerca la dovremmo vedere qui. Ah, la ricerca sul teletrasporto sta andando abbastanza lenta perché probabilmente non ho settato il budget della stazione. Vabbè, comunque non ho neanche tanti soldi perché ho dovuto comprare la nave prima per fare la missione. Infatti ho solo 2000. 2000. Quindi dovrei andare a prendere sta nave e o dargli un incarico o mandarla da qualche altra parte. Tra l'altro io ho già iniziato un pochino il business. No, dovrei capire dove andare a vendere la nave. Vabbè, poi ci pensiamo. Ho dato questa nave a questa nave l'incarico di scavare il silicio, ma ci sta mettendo una vita. Dovrei forse spostare il settore e andare da un'altra parte, perché secondo me il pilota non è in grado. Poi ci studierò. Ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video, spero vi sia piaciuto e spero possiate mettere il mi piace in modo da poter far vedere che questo video magari supera la media di mi piace e quindi capire che per me che vi piace molto, e soprattutto commentare in modo da farmi capire anche lì che il gioco vi interessa e lo volete vedere ulteriormente. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio e alla prossima e ciao ciao.